E parliamo di scuola perché è iniziata questa settimana la scuola dopo tanti mesi di lockdown, è iniziata con le sue difficoltà, alcune ve ne abbiamo anche raccontate, e c'è anche chi le difficoltà le vive sulla sua persona. È balzata agli onori della cronaca questa settimana la storia di una insegnante del territorio perugino che per un errore informatico, ce lo faremo spiegare, insomma per colpa di un click, mettiamola così, si è ritrovata in una posizione di graduatoria certamente non adeguata in base a quello che è il suo curriculum da docente e attualmente dunque si trova ad essere fuori dalla scuola, non poter insegnare. Abbiamo in collegamento proprio questa insegnante, Angela Ciacci, buonasera e bentrovata Angela. Allora, buonasera a tutti. Proviamo a raccontare brevemente nello spazio di un telegiornale la sua storia, che cosa le è capitato? Ho detto che lei è vittima di un errore informatico. È così? Esattamente, sì. Quest'anno si sono rinnovate le graduatorie per le supplenze in una modalità completamente nuova per tutti noi, anche per gli stessi revisori, in quanto per la prima volta si potevano aggiornare i propri punteggi in via telematica, mentre fino a 3 anni fa questa domanda era completamente cartacea. La mia storia è che praticamente per un banale click non mi sono stati riconosciuti i miei anni di servizio, nel senso che io mi ritrovo in queste graduatorie per le supplenze con un punteggio equivalente a una persona che non ha mai lavorato. Ci dice, ci dice i numeri, cioè lei che punteggio si trova ad avere e che punteggio avrebbe dovuto avere. Io mi ritrovo con 33 punti per la mia classe di concorso anziché con 81 punti. E questo significa centinaia di posizioni in difetto rispetto a quella che mi spetterebbe. Ecco, Angela, la interrompo. Lei è una docente lingue alla scuola media. Lei quanti anni ha fatto di servizio e che poi però il sistema informatico non le ha conteggiato? Mi sono stati annullati 4 anni di carriera. 4 anni annullati di carriera, lei si ritrova piuttosto che, diciamo, sulle prime 50 posizioni di graduatoria, adesso andiamo un po' a spanne, si ritrova ad essere quasi vicino alla 300ª posizione in graduatoria, è corretto? Esattamente. Ha comportato che lei attualmente non lavora. Non sto lavorando, avrò pochissime possibilità di lavorare. E diciamo, questo è un danno irreparabile per il mio futuro professionale scolastico, perché ovviamente non lavorando per i prossimi minimo 2 anni, ovvero fin quando non ci sarà data la possibilità di riaggiornare questi punteggi, io non ho nemmeno la possibilità di maturare ulteriori punteggi e quindi rimarrò sempre indietro. Ma lei ha fatto ricorso, insomma, ha detto a qualcuno: guardate, c'è stato un errore informatico? Certo, E c'è che cosa ha stato ottenuto? niente, assolutamente niente. Nella mia situazione ci sono altre persone e nonostante i reclami che l'ufficio scolastico territoriale ha ricevuto, sono state ripubblicate delle graduatorie esattamente uguali a quelle che erano uscite per la prima volta, ovvero prima dei reclami che ci è stato concesso fare. Ci è stato concesso fare una richiesta della riesamina del punteggio e poi queste richieste non sono state minimamente accolte. Si verrebbe da dire era meglio quando dovevate compilare tutto a mano, insomma. Ahimè sì. Ahimè sì. Chiediamo è una rettifica del punteggio affinché ci venga restituito quello che ci spetta. Mi Non sembra vogliamo corretto. nessun regalo, ma abbiamo le prove provate che questi punteggi sono assolutamente errati. Certo. Angela, lei ha una famiglia da mantenere? Sì, ho 2 figli grandi da mantenere che studiano. Sì.
Quindi si trova ora in una situazione, non vogliamo entrare nel dettaglio, ma immaginiamo anche di difficoltà, perché per vivere bisogna comunque lavorare. Assolutamente sì, unitamente al fatto che difendo il mio lavoro che mi piace molto e che vorrei continuare a fare serenamente, serenamente. Noi Angela glielo auguriamo, abbiamo voluto ospitarla proprio perché ci sembra giusto che chi di dovere, insomma, si prenda carico di situazioni come queste, rimanere esclusi per un click, per un errore informatico, ci sembra davvero non adeguato a un 2020. Grazie per essere stata con noi Angela, davvero in bocca al lupo. Grazie, grazie a tutti.